contratto di 2 anni ancora, abbiamo deciso di ingaggiare Conte, l'ho fatto proprio perché dalla proprietà ho avuto l'input di dire bene, tentiamo di vincere, vogliamo portare a casa lo scudetto, essere competitivi in Europa e quindi in quel momento abbiamo costruito una squadra. E la squadra vincente la costruisci se hai una visione molto precisa di quello che è il tuo futuro e se hai la capacità di selezionare quello che è un gruppo e portarlo ad essere squadra. La squadra è quella che sa di avere delle responsabilità, che ha un obiettivo, che ha una visione appunto di quello che può essere il proprio futuro. E quindi queste vittorie le abbiamo costruite proprio sulla forza degli uomini, su quello che ognuno di noi ha dato, principalmente, certamente il merito va ascritto a Conte, che è riuscito a portare dei valori importanti all'interno della squadra, che rappresentano oggi un patrimonio per noi. E, però, ecco, come dicevo prima, anzi, mi viene in mente Marchionne, che ha avuto la possibilità, la fortuna di conoscere quello di Torino, diceva che il manager, quindi chi ha una responsabilità, ha due grandi diritti. Il primo è quello di scegliere dei valori, i valori della società. Il secondo è quello di scegliere gli uomini con cui lavorare. Se tu all'interno del management hai questa possibilità, credo che poi l'aspetto economico e finanziario venga al secondo piano, perché comunque tu nei momenti di difficoltà, e noi l'anno scorso ne abbiamo avuti parecchi di difficoltà, sai anche superarli sulla forza di questi valori che ti porti dietro e che sono un po', ecco, il viatico che tu all'inizio della stagione cerchi di definire. Poi hai parlato di costo del lavoro, per cui il costo del lavoro più importante di una società calcistica sono i giocatori. Ecco, ma secondo te i giocatori hanno capito il momento del calcio oppure viviamo ancora in una repubblica a parte dove alla fine quando andate a discutere i contratti poi dovete sempre tentare di abbassare delle proposte molto al rialzo rispetto agli anni precedenti? No, devo dire che forse non hanno ancora capito bene, cioè, vivono in un mondo molto dorato e guadagnano tanto e di conseguenza non sono abituati a dover far fronte ai problemi che ogni famiglia ha nella quotidianità, nella gestione appunto degli aspetti familiari. E loro sono dei ragazzi molto giovani e che vanno educati. Devo dire che le risposte spesso sono positive, altre volte negative. Questo fa parte di un contesto che in ogni comunità tu trovi, no? Quindi sta un po' a noi cercare di educare, di formare, di dargli la cultura e di conseguenza c'è stata una consapevolezza da parte di questi giocatori su quello che poteva essere un dramma. Però il dramma è stato vissuto come giusto che fosse, più nell'ambito di salvaguardare la propria salute che nell'ambito di ragionare con il club su un'eventuale riduzione dei compensi. Ciononostante, noi siamo stati uno dei club, pochi in Italia credo, che hanno rispettato nella propria totalità i contratti con i propri giocatori, abbiamo pagato tutto, non abbiamo quindi avuto un euro di sconto, ma l'abbiamo anche fatto proprio alla luce di quelle che erano delle performance fatte sia nella stagione 19-20 che nella 20-21, fatte di risultati. Non dimentichiamoci che la premessa a questa vittoria è nata nella stagione precedente, dove siamo arrivati anche a fare una finale di Europa League. Alla luce di queste considerazioni abbiamo ritenuto anche, dopo un cortese confronto con i giocatori, di non andare poi a, come posso dire, spingere più di tanto a fare una cosa che non sentivo di fare. Beppe, qui abbiamo la sala piena, ma c'è anche, insomma, qualcuno che qui non è potuto esserci. Allora noi abbiamo insomma, voluto ricevere da qualche persona insomma, dei messaggi per te. Ti propongo un gioco. Arrivano dei messaggi senza l'emittente, tu devi capire chi te li ha mandati. Vediamo. Ci leggiamo. Conosco da 40 anni, ne abbiamo passate insieme. Mi mancava rischiare la vita con te pochi mesi fa. Questo per me è molto facile, questo è, credo, spero. Ma sicuramente è Adriano Galliani, perché
non so se lui ha attaccato me o io ho attaccato lui, in un viaggio che abbiamo fatto a Roma in occasione dell'assemblea federale, forse sono io che ho attaccato lui, abbiamo avuto il contagio tutti e due del Covid. È stato un Covid veramente brutto e entrambi abbiamo rischiato veramente la vita, e lui è stato molto più male di me. Però quando affronti queste difficoltà della vita, sicuramente apprezzi la salute, sai che cos'è la salute, a discapito, come dicevamo prima, delle valutazioni anche di carattere meramente economico e finanziario, e soprattutto cerchi di godere la bellezza dell'essere in vita, ecco. E direi che anche per lui, che è un pochino più avanti, più datato di me, le difficoltà sono state maggiori, e proprio l'altro ieri che l'ho incontrato a San Siro mi raccontava come una volta, tra virgolette, si incazzava davanti a un risultato negativo della sua squadra, oggi, e cioè qualche giorno fa, ha giocato con Monza Lecce, ha perso 3-0 e comunque ha detto, vabbè, io ho perso, vado a mangiare in riva al mare, perché si trovava a Lecce, è andato a Brindisi e ha goduto una serata veramente in spensieratezza. Ecco, questo è il rovescio della medaglia di una situazione che si è creata veramente in modo molto preoccupante per la salute nostra. Cioè, quindi mica vuol dire che se ne interprete di una ferrata, no? No, ma vabbè, ma quello ci si arrabbia sempre, però affronti la vita con una, ripeto, con una visione molto diversa. Ora, il gioco del calcio è un gioco, è una professione, bisogna sempre essere convinti di dare il massimo, però esiste anche il fatto, non è che sono contento se si perde sicuramente, ma definiamolo un po' cultura della sconfitta. Ecco, se tu riesci a impadronirti anche di questo concetto, probabilmente riesci a vivere meglio. Allora, vediamo, ti leggo il secondo messaggio. Allora, ti conosco come tuo giocatore e come tuo allenatore, ma non è mai cambiato nulla in tutti questi anni. Sei sempre troppo avanti, un abbraccio grande. Ti andiamo in difficoltà. Ah no. Questo, credo che sia Inzaghi. Esatto. Simone. Perché no, ecco, siccome Simone è stato anche il mio giocatore nella Sampdoria, e quindi una delle tante squadre, sì. Assieme, partendo dal Varese, no, ricordiamo il Varese, della Sampdoria, e oggi chiaramente il nostro allenatore, per cui ringrazio di questo suo messaggio, ma soprattutto dell'apprezzamento dicendo che sono troppo avanti. Non è che sono troppo avanti, io sono principalmente un innamorato del mio lavoro, una persona che avrebbe sicuramente fatto questo lavoro anche per hobby, in realtà è diventata la mia professione, lo è da ormai 45 anni, non sento più da ragazzino, per cui sicuramente credo che una delle mie qualità sia proprio quella dell'applicarsi sempre con grande umiltà, con grande rispetto, ma avere anche una grande intuizione che è quella sempre di raggiungere il massimo, cercare di vincere sempre.